Pietro, sono 14 giorni di protesta di voi del mondo della pesca. Ci sono le forze dell'ordine qui in presidio con voi, ma cosa sta succedendo? Paradossalmente adesso si sta trasformando in una guerra verso i lavoratori, verso gente che vuole lavorare onestamente, e sembra che siamo noi che stiamo mettendo alla stregua la città, piuttosto che Eni che da 40 anni fa il bello e il cattivo tempo qua. È una situazione molto critica, non è cambiata nemmeno, dobbiamo dire, dopo la protesta sotto il comune. Non avete avuto modo di avere dal sindaco della città le giuste risposte, il suo impegno nei vostri confronti? Ma il sindaco verbalmente si impegna un po' con tutti, sta facendo questa manovra di sto con voi, ma alla fine noi i risultati non ne vediamo, non abbiamo servizi. Non siamo supportati da nessuno, anzi crediamo proprio che ci stiano lasciando sotto il sole a sfiancarci, perché fin quando questi quattro straccioni si stancano e se ne vanno a lavorare. Noi speriamo e cerchiamo di sensibilizzare tutta la cittadinanza, perché questa è una battaglia vero per noi, ma la ricaduta economica, l'indotto economico è per tutta la cittadinanza. Che cosa vi aspettate dall'incontro che si terrà nella tarda mattinata di oggi a Catanzaro? Che se la regione ci garantisce che si apre un dialogo con la regione, comuni e pescatori, noi personalmente liberiamo il presidio e andiamo a lavorare. Il presidio è comunque un punto di riferimento per tutti i pescatori di Crotone e di Le Castella? Per forza, è l'unico punto d'appoggio che abbiamo noi, visto e considerato che il sindaco con una mano ce la stende e con l'altra si ritira, perché lui si nasconde sempre sui famosi aiuti di Stato, che non sono. Abbiamo avuto risposte da Bruxelles, abbiamo avuto risposte dal Ministero del Lavoro, ma lui ancora insiste con questo discorso degli aiuti di Stato, perché l'ex sindaco pugliese si è nascosto e ha vinto in parte una battaglia nei nostri confronti con gli aiuti di Stato, che non sono, perché è un ente privato che paga. Insomma, voi rimanete qui con questa vostra presenza, questo presidio, e volete che ci sia attenzione e che ci sia il rispetto della vostra dignità di lavoratori? Sì, certo, noi il presidio non lo lasceremo, anche se in questi due giorni abbiamo come una sensazione che questa nostra protesta la vogliono fare passare non più pacifica, ma ci stanno istigando un po' alla violenza, perché sanno di non poter salire sul rimorchiatore, c'è una protesta in atto.